this fight, because we need to face the challenge that's ahead. Me got you. You know there is no other. I choose you. 3, 2, 1, via! Via! Benvenuti alla non so quale puntata dei Pokémon di Terra dei Giochi. Siamo Javel 91 e Stefano Neptune. Ciao ciao amici. Come state? Speriamo bene, noi stiamo male perché stiamo nella grotta di merda. Ed era davvero uno Slowpoke, mannaggia Giuda. Ti sbagliavi. Il repellente è finito quando ho spento. Davvero? Sì. No. Allora, tra una puntata e l'altra ci siamo detti, ma un repellente, se salvi e spegni, se salvi e spegni, rimane o non rimane? Io ero convinto che rimanesse. E invece no. Il gioco non lo salva. Ma guarda che cazzo. E quindi io ho finito i repellenti. Comunque, nelle altre generazioni invece lo salva. Sicuro. Sì, cioè, almeno nelle ultime generazioni. Sì, dovrebbe salvarlo, mi sa. Ma comunque il mio Pikachu fra poco ti raggiunge il tuo. Davvero. E mo sarà il 23. Questa è la grotta dei Pikachu. Allora, ah sì? Cioè, nel senso che tutti i Zubat escono. Vabbè, porco cane, però con la bici è impossibile camminare. E uno Zubat dietro l'altro mi sto scendo. Ma se fossero forti in meno. Io non so che Pokémon aveva. Ah no, aspetta, calma. Stavo sbagliando tutto. Mi sono ricordato che Pokémon ha questa. No, a me pure non c'è più il repellente. Dico tanto di te. Mannaggia la miseria, è vero. A proposito, io tengo Nidoking che è morto. Allora, attenzione, spieghiamo questo trucco che non lo sa. Se date una caramella sì, rara, vai. Aumenterà spiegano di livello, anche a me perché non lo aumenterà so. Di livello e giustamente prenderà i PS in più del livello. Quindi ritorna a 3 PS e quindi il Pokémon è vivo. Ritorna in vita, miracolosamente. L'avete fatto salire di un livello e non avete usato un revitalizzante. Maledizione, io non lo sapevo. Allora, dato che ho un po' di MN, aggiustiamoci un po' i Pokémon. Allora, prima di tutto, MT1, Mega Pugno. Che tu non hai preso. Ma dai! A Pikachu. Paralizzante m'ha fatto. Io non c'ho l'antiparalisi. Sì. Ma perché mi va tutto male? A posto di schianto. Ok. Pikachu è diventato appena imbattibile. Ecco. Ed è uno. Poi. Incredibile. Tutto quello che mi può andare male mi sta andando male. 45 e tua onda non mi serve. Già, ascoltami quando impreco sì, senza imprecare. Dimmi. Guarda, tutto quello che mi può andare male mi sta andando male. Non ho paralizzanti, l'unica cosa che non ho comprato. Mi paralizzano. Fallo morire e dagli una caramella rara. Sì. A posto di doppio calcio gli metto movimento sismico. Ma perché? 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 Va bene, dai, questa è andata. L'11. Bolla raggio. Attenzione, Nidoking può imparare bolla raggio. Ebbene sì. Ma Nidoking non può essere così forte. Non può. Tra l'altro... è forte in speciale, anche forte in speciale, e lo do a posto di incornata. Ok, yes. Facciamo che Tartle. Nidoking è diventato imbattibile e vai per la mia felicità. Mo come si esce dalla grotta? Io mi sto allenando nella grotta, tanto c'ho un nuovo Tartle da allenare. Io pure, quindi. Però scampato pericolo, il Geodude non si sa mai cosa si capisce. Geodude al 25. Io Zubat 17. Sono troppo forti gli allenatori qua. Non mi sto allenando per niente bene. Che culo, a me quello mi ha fatto. Ho cambiato Pokémon perché ho detto autodistruzione. Mi ha ucciso Nidoking nell'altra puntata. Geodude. Sì. Geodude fa autodistruzione. Sì, se non lo battevi subito ti faceva autodistruzione. Oh cazzo. Non è possibile. Se ti esci dalla grotta così mi fai vedere come si va avanti, che non so. Scusa, perché Geodude fa autodistruzione? Non lo so, però fanno paura. Nah. Nidoking. E io ho paura di mandare Nidoking, guarda, te lo dico. Ma Manu Charmander sta morendo qua, cioè sta dormendo. Oddio. Ci sveglia. Sì, io ho mandato uno paralizzato. Si è svegliato subito, a prima botta si è svegliato Charmander. E che fai schifo però. Sì, però mi è morto. Sì, ma a me non succede mai niente. Paralizzato. Dimmi che fa autodistruzione. Sì, ha fatto autodistruzione su fossa. Non è possibile. Ma tu mo dove stai precisamente? Non io? Sì. A qualche allenatore. Il Pikachu livello 23. Ha un allenatore più o meno. Graveler! E adesso il mio Charmeleon esce da fossa. Mo. Ah, che culo! Maledetto. Sì. No.
No. Sì, lo dico io. Battlefield al 24. Guarda però, ma Pico ci ho già allenato. No, vero molto, dai, così prendi un po' di esperienza. Deve. Guarda, guarda qui, guarda. Adesso mando il mio nido King. Vabbè, non posso guardare troppo perché sennò mi distraggo dal mio. Ha fallito legatutto, che bello. Nido King, attenzione. Bolla raggio, mai vista. Olè. Maledetto, cioè tu in un Pokémon solo c'hai il mio Dugtrio e il mio Wartortle praticamente. Ti rendi conto di quanto sei overpowered? Dimmi che questa qua è l'uscita. Mannaggia, come cazzo si esce da qua? Non so dove sto. Giù, verso il basso. Un Onix mi è uscito, che bello, mi piacerebbe averlo. Un Onix? Sì, mega pugno. Mi ricordo, mamma mia, la prima volta che giocai a Pokémon, che entrai in questa grotta, era Pokémon blu ed era rarissimo Onix. Era rarissimo, infatti. Mamma mia. Infatti, ore su ore per trovare quel caspita di Onix. Scusa, dimmi. La parola pugno a te che cosa ti fa pensare? Pugno. Ah, lotta. Mega pugno, no? Non ti fa pensare alla lotta? No, mega pugno è normale. Porca di quella puttana, non lo sapevo! L'ho dato a Pikachu! E vabbè, è buono. Al posto di schianto. Sì. È buonissimo. Vabbè, ma io volevo uccidere Pokémon di roccia. No, ehi. Con Pikachu. Forse Pikachu dopo impara sottomissione, se ti può interessare. Un altro generale. Sai? Con l'MT. Sì? Sì. Benissimo. Sottomissione, cazzo. E lotta. Ah, ok. Anzi, penso che sia la mossa più potente di lotta della prima generazione. Ah sì? Se non mi sbaglio. Perché Incrocolpo. Incrocolpo è della seconda generazione. Ed è fortissimo. Ah no, aspetta, ci sono tutte le mosse di Hitmonlee però. C'è calcio salto, calcio in volo. Calcio rullo. Calcio rullo non era così forte. Ma calcio in volo, se non sbaglio, se sbaglia poi si toglie vita da solo. E anche calcio salto, però sono più forti. Devo andare anche a battere te. Mi sto facendo un po' crescere Wartortle, visto che ci sono Pokémon. Sì, se questa è la grotta proprio adatto. Sì, infatti. Io Pikachu mi sto facendo salire per la gioia tua. Oh, bravo. No, vabbè, dai, ma Pikachu in questa versione devi farlo salire. Sì, sta al 24. Ah? 23, penso mo sale. Porca miseria, come il mio, Dove stai? Ho qualche allenatore dopo di te. Ah, ok. Cioè, stiamo pari. A posto. Ehi, siamo tornati nel pareggio e sei tornato, vedi, col pareggio ad allenare Pikachu. Era giusto che andasse così la cosa. Oh. Dai. Ho fatto del mio meglio. Mo. Come cazzo si esce da sta grotta? Comunque Wartortle dà soddisfazione. Mi stanno uscendo un bordello di Pokémon, ma non so come si esce da sta grotta. Sopra. Ma scusa, tu repellenti non ne hai? No, l'ho finiti. Aia. Tu ce l'hai? Sì. Io da 25. Sangue! Ho fatto la scorta. Aspetta, qua devo cambiare Pikachu, adesso mi metto Nidoking come primo. No. Ho finito i fulmini. Cazzo, e Venomat? Te lo stai vedendo? Venomat. No, ho paura per le autodistruzioni qua. Mi si è perdonito King, ho perso. No, penso che quello fosse l'unico oggetto con autodistruzione. Quelli selvatici comunque non ce l'hanno. Sì, non dovrebbero avercele perché ho visto. Però quelli degli allenatori mi spaventa perché qua mi uscì un altro. Nido King, la faccia incazzata, bolla raggio. Tu Graveler l'hai battuto da molto? Sì. No, mo l'ho battuto. Graveler. Ok, stiamo. Dai, stiamo vicini. Quello col fossa. Fossa? No, quello che io ho fatto fossa. Ah, ok. Morso, grande. Sì, al 24 imparavo morso. Meno diventa un po' più forte. No, comunque, se gli insegni bolla raggio di Misty è un gran bel Pokémon d'acqua. Già squirto. E comunque, bolla raggio mi ha salvato il culo questa grotta. Su Nidoking. Immagino. Che Pokémon ha questa? Non mi ricordo, l'ho battuto Ah, tiene Meo. Meo Jigglypuff. Sopra o sotto, secondo te? Meo Jigglypuff. Meo Jigglypuff ne manca uno, però non mi ricordo. Ah, Machop, mi sa. Ok. Vabbè, che cazzo, mi finisce un passo prima. Ma dai. Io sto quella no, l'ho battuta. No, forse sotto dovevo andare. Due volte fa l'ho battuta. Io sono andato sopra perché non so come. Oh, cazzo, questo è d'acqua. Cazzo. Slowpoke, dimmi che che muori. No, cazzo, confusione. Aia, sul veleno.
No, che culo. Ok, non fa un cazzo. Dai, che forse Pikachu lo riesco a far salire al 25. No, un altro Slowpoke tiene. Aia. Cambia. No, non mi conviene. Perché? Confusione. Beh, vabbè. Però se mi muore questo proprio mo' che ho finito la grotta. Mi supererei. Davvero hai finito la grotta? Penso, quanto cazzo manca? Io, dove stai tu sto? Non è finita la grotta. Nidoking al 30. Io ho sbagliato strada, penso di dover andare giù. Non so. Cazzo mando. Pikachu non tiene coso. C'è il minion, è morto. Cazzo! 25! Uff. Sì, però non mi ricordo. Secondo me devo andare giù. Qua troppi allenatori mi sembra. Questa non era così giù. Io cazzo! Io di qua sono andato. No. Sbagliato. Dobbiamo tornare indietro. Merda. Dobbiamo tornare indietro e non solo. Mo' questo mi fa autodistruzione. Mannaggia sua. Devo per forza rischiare. No, non te la fa. Beh, io ho ucciso prima un botto. Questo tutti geo tu ti tiene, sai? Ok, sassata. Con Megapugno lo sto uccidendo Slowpoke. Un Pikachu. Comunque mi sa che abbiamo sbagliato strada. Non lo so, mo vediamo. C'è una scala subito dopo l'allenatore. Non lo so, io sopra sono andato. Se mai mi trovo una caramella rara. Io ho un Pokémon fanatico. No. L'allenatore dopo quello io sto. Devi andare ah, giù. Sì, c'è una scala. No, sbagliato. Ci sono due o tre allenatori qua e niente. Sicuro? Sì. Mi fido di te, eh? Dai. Devo cambiare strada anch'io. Il Pokéfanatico che Pokémon ha? Che cazzo ne ha? Slowpoke. Due Slowpoke. Ok, mi alleno Pikachu e poi vado giù. Almeno faccio allenamento. Che cazzo devo fare? Ehi, War Turtle, porca miseria, bellissimo. Ma qua giù invece ho fatto proprio bene. Ah, ecco, qua giù dovevo andare. Sì, però non nessuno. Aspetta. No, ho fatto bene proprio ad allenarmi. Dove stanno? Ehi, ne avevo 3000, non li trovo. Ho fatto bene. Nidoking al 30, qual è il Pokémon tuo più forte? E Dugtrio. Al? 30. Ok, no, no, siamo proprio... Ti sei sbagliato. È vuota la strada, non puoi passare. Che dici? Mo sono sceso giù. A destra. A destra o a sinistra? No, sono sceso. C'è un bivio. Allora aspetta, guarda. Tu hai battuto questa, la femmina. No. Che cosa sto facendo per guardare te, mannaggia. Ok, no, vabbè, penso di aver trovato la via. No, prima di battere quella ci dovrebbe essere un bivio. O una strada che va che su scendere... e una che va giù. No, una che va andare a sinistra. In quella che... No, guarda. Qua c'è questo, la scala. Dice che dobbiamo tornare ancora indietro, porca. No, mi sa che stavo facendo bene io. Non penso. Vabbè, vediamo dove arriviamo. Vediamo. Non tengo repellenti, mannaggia. E tengo Nidoking con 29 di vita. Qua sopra. Ah. È chiuso. Cazzo, cazzo, cazzo. Sto rimanendo indietro, vai. Vabbè, mi batto questi allenatori. No, questa è l'uscita. Gli ultimi siamo alla stessa allenatrice. Mancano gli ultimi allenatori. Potevo aver finito la grotta. Ecco lui subito. Mi ha ingannato. Sì, è vero. No, non mi ricordavo. Ma no, paralizzante su Pikachu. No, ma fai proprio un... Ma sei una merda. Movimento sismico io ho fatto su Bellsprout. Bellsprout. Cazzo. Sonnifero su Nidoking. Posto. E vai. Siamo proprio messi bene tutti e due. Io non ho altri Pokémon dopo Nidoking, quello è il problema. È un Volgimbotta, porca di quella puttanella. Sul serio? Osteria. Bellsprout attacca ancora. Cazzo. A me ha battuto. Nidoking no. Dorme. Bellsprout attacca ancora, porco cane, ho perso. Davvero? Sì, guarda. No, non ci credo! Non si sveglia. Bellsprout attacca ancora. Dai, non puoi aver perso. Si sveglia. Mi ha fatto volgi in botta. Strumenti. Pozione. Nidoking. Ma se perdi poi ricominci dall'ultimo centro Pokémon. Sì. C'è Castopoli. No, c'è quello vicino al monte. E non mi sono curato. Dai, come no? No, mi sono curato. Cazzo, te tieni Dutrio! Certo. Paralizzante su Pikachu ma non ha effetto. No! Ho sbagliato strada. Cazzo, dicevo io che era sopra. Mannaggia Giuda.
come sopra? Sì, beh, Pikachu poi 24. Vai a sinistra, invece devi andare sopra. Clefairy. Vai, Nidoking. Porca puttana, non tengo Pokémon, non tengo Pokémon. Tengo solo un Nidoking con 30 di vita qua. Se non se mi capita un altro allenatore, ho perso. Ha voglia che ce ne sono allenatori. Mi sa che mi hai superato alla grande, mi lasci nella grotta, mi lasci. No. Libra, cazzo. Movimento sismico fa schifo proprio. Toglie. Ma scusa, non sai come funziona il movimento sismico. Ah già, sul toglie peso... IPS pari al tuo livello. Cioè se sei di livello 30 toglie 30 IPS. E che cazzo sto usando movimento sismico? Devo usare colpo! Mannaggia. Questa grotta comunque è deleteria. Che tristezza. Allora, qua c'è un altro allenatore, vediamo se lo schivo, l'ho schivato. Or- su. Perché ti tocco? Vai a sinistra. Sinistra? Sì. Non hai detto subito. No, vai a sinistra. Dai, così battiamo lo stesso allenatore, per favore. Machop sarebbe un buon Pokémon pure. Sì, ma non puoi farti Machamp. Sì, puoi farlo. Come? C'è il modo, caro. In questo gioco c'è il modo di fare Machamp. Ah, mi sa che c'è un Machoke che puoi scambiare, che appena lo scambi ti diventa Machamp. Esatto. Per un cubone. Guarda che sopra non c'è niente. Bastardo! Bastardo! Sì, sì, mi è riuscito! Mo torni indietro e ti alleni come hai fatto sì, a me. Sì! Mo torni indietro e ti alleni come hai fatto sì, a me. Sì, sì, Javel! Come un pollo! Come un pollo! Javel ci casca come un pollo! Questo è il top momento della sfida Pokémon giallo, Che bastardo! Detto, finito l'effetto del repellente. Non dovevo tornare indietro, sì. Dovevo lasciarti lì a morire. Sì! Ad allenarti. Vabbè, io sono... no, sto andando indietro ad allenarmi. No, no, no. Quel che è giusto è giusto. Sì! Ero tornato pure indietro prima, tra l'altro. Perché appunto, e anche là t'ho preso per culo. Potevo aver già finito la grotta. Sì. E non rischiare che Nidoking perisse. Eccola la scala della salvezza. Ti fidi adesso? No. Vai a sinistra se non c'è un allenatore che ti spacca. Perché c'ha War Turtle. Mo che esci vai sulla sinistra. Almeno qua fidati. È meglio quella allenatrice dell'altro. Almeno qua credimi. Sei verdo. Credimi. Non ho Pokémon. Come non hai Pokémon? Ho solo, uno stupido Nidoking a livello 30 che tiene 30 DPS. Oh, c'ero tutto. Etheremax, grazie di avermelo mostrato. Bastardo! A Pokémon, quando trovi un albero in mezzo alla via che è inutile, è ovvio che... Che c'è? Perché stai facendo quello stesso? Per allenarmi e per aspettarti. No, ma mi deve essendo prima andato di là e avendo scontrato War Turtle. Ma io War Turtle me lo mangio. Non so, vabbè. Fai come vuoi. Fai come vuoi. Nanno avventuriero è morto. Come un nanno avventuriero? Sì, ci stiamo sbagliando come nanno. Non mi dire che questo pure mi sfida. Ma basta, fatemi andare a casa. Stavo scherzando, non c'è nessuno con War Turtle. Wow. Sì, Javel, in questa puntata ti ho straformato. Mi straformato? Mi sono fatto un Nidoking al 31. Ma non puoi allenare solo lui. No, no, altri come Pokémon. Te lo devo dire? No, no, altri Pokémon. Come te lo devo dire? La prossima puntata vai e ti alleni gli altri. Non me ne frega niente. Veramente io tengo un Pikachu che è allo stesso livello del tuo. Ma solo lui. Io ho 4 Pokémon. Io ho un Charmander che è allo stesso livello del tuo Pikachu. Non è vero. Sì. Ho un Pikachu al 25. E io tengo un Charmeleon al 22. 22. Oh, un altro ce n'è! Da dietro gli dovevo passare! Gesù, se vado a perdere contro questo. Che Pokémon ha? Che ne so, non te lo dico. Pokémon, dimmi che ne ce n'hai solo uno. Oh, no, già. Se mi caccia Slowbro. Sì! Sì, dimmi che lo batte! Mamma mia. Mamma mia. No. No, non puoi batterlo, che palle.
Fagli al 32! Danna... Slowpoke! Cazzo! Cambia, sì, mando Pikachu. Dopo questa battaglia mi sa che abbiamo finito, sai, per oggi? Sì. Vabbè, devo farla anch'io perché questo qua mi ha sfidato, però... Un tuono onda. Può sempre servire un tuono onda. Ah, va bene, va bene. Ah, no, già giudo, confusione mi ha fatto. E comunque siamo andati avanti, eh. Siamo arrivati alla Mandonia. Abbiamo finito. Ah, io mi devo fermare a catturare un Gasly. Sì. Finalmente sì. Siamo arrivati al mio primo Pokémon. Porca miseria. Vabbè, dai, tengo altri tre Pokémon tutta la vita. Questo è paralizzato, quindi pure che perda Nidoking dovrei farcela. Colpo. Senti, di base, questa puntata la facciamo speciale. Cioè? Arriviamo a 30 minuti. Vai. Giusto per non fare solo la grotta in una puntata. Dai, va bene. Allora, deciso al momento, ragazzi, questo è uno special edition. Yeah, un dello giallo special del giallo. Edition giallo. Un giallo del giallo. Yeah. Giallo del giallo, 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 sempre più giallo, 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 giallo. Io mi devo allenare un po' Butterfree, che è rimasto indietro rispetto agli altri. Senti, per farti fare meno fatica, deposito un... Grazie. Anzi no, dai, mi ritengo. Vabbè, ne devo depositare uno, tanto comunque... Senti, tu, sono apparsi spettri all'autore Pokémon. E qui come funzionava, porca puttana, non mi ricordo niente. Vabbè, ti devi... Dobbiamo catturare. Andare prima dentro... Ti devi catturare cosa? Ma prima mi serve lo spettro sonda. Ah, già. Ma da quanti soldi tengo? Già. Quanti soldi hai? 25.000. Cazzo! Io tengo... Oh, revitalizzanti, questi servono per la nostra sfida. No, un pro 10. Sì, no, di meno 6. 10 revitalizzanti. Poi un super repellente. Ed ecco... Cos'è questa musichetta? Vediamo se sei... Non lo so. No, dai. È la musichetta del negozio di Zelda. Dei negozi di Zelda. Non ho mai giocato a Zelda. Vabbè, fai schifo, non lo dire. Ti prego, non lo dire. Ah, ho buttato un sacco di soldi via. Oh. Aspetta, vendiamo qualcosa. Allora, l'MT34 e pazienza, 1000. Vai, vaffanculo. Una pepita, la vendiamo, 1000. Vai, un 45 era tuononda, non dovrebbe mai servire. No. Un 30 è un teletrasporto, via. Almeno se lo pagano. Non l'hanno buttato in faccia, insomma. Ok, 7000 yen. Poche yen, Javel. Poche yen. Allora, cosa pensi di fare in questi 10 minuti? Guarda, questi 10 minuti li sto perdendo perché non so che cazzo devo fare. No. Qui, se vado qui, dagli spettri che mi dicono? Ciao, Javel. No, ma se non sbaglio devo avere lo spettro sonda per identificarli, ma non mi ricordo come che devo fare. Boh. Ah, qua c'è Gary. No, Gary. Ciao, ci sono Matthew. Io. Che adesso ti batto. Mi batti? Vai, devi fare la sfida. Perché tu sei andato a sinistra? Per allenare. Cioè, noi prendiamo 10 minuti per allenarti. Guarda, uno spiro con una coppa. Cosa? Una corona qua, cazzo. Senti, mando un Pokémon a morire un attimo. Sì, metto Pikachu. Non uccido più. Pa-pam. No, aspetta, raffica e volante no. Ok. Sono salvo! Dai, che forse... Colpo coda. Dai. Non mi fare furia, perché furia mo perde tanto tempo e io devo recuperare. Tanto io questo c'ho 3000 cazzi. Ha 3000 Pokémon questa infame. Pikachu al 24. Ma io mi ricordo, no? Io sarò pure uno che allena e basta, che sta 3000 ore per allenare, quello che vuoi. Beh. Ma io mi ricordo a questo punto che avevo già tipo Blastoise al 40. Ma tu sei un cittone. No, allenando. Cioè proprio i livelli bassissimi ce li abbiamo. Vabbè, ma considera che noi per abbiamo fare saltato la sfida tutto. Hai fatto repellenti, hai fatto... Abbiamo saltato qualche allenatore. Ma davvero, mamma mia. Abbiamo saltato tutto il gioco, però. Va bene, è sempre meglio di quelli che fanno speedrun che in un'ora e mezzo stanno alla Lega, Shelder. Non so come facciano, sinceramente. A Shelder! Sì. Perché a Shelder? Perché tu verso la Lega Pokémon dovresti avere un coso. Un Cloyster. Senti, io mando Shelder. Mando Nidoking, anche se mi fa bollaraggio e mi fa Tenaglia. Tenaglia. E acqua? Non mi ricordo. No, sì, è acqua. No, attacca ancora, cazzo! Uh! Mi sa che davvero hai ragione, ti perdo.
ancora, cazzo. Va bene, comunque facciamo che questa è l'ultima battaglia di questa puntata. Dai, sì, così tanto vediamo anche un po' di riorganizzare le idee. Porco cane, ehi, Tenaglia, sai quanto... 5 turni mi ha attaccato. Alla faccia. Butterfree finalmente mi... come stai con la lotta tu? Porco... meno male, ha fallito. E 3 Pokémon mi mancano. Ce la faccio a fare un altro allenatore. Penso di sì. Ah, viene morto al 17. Vulpix. Vabbè, Vulpix penso che te lo mangi. Mai meno morto. No? Sì, penso di sì. Cosa che invece non penso che farò 22. Io con questi Poliwag. Senti, mando Charmeleon. Pistolacqua. Pistolacqua. Ok. Se mi faceva ipnosi, perdevo un po' di tempo. Fossa. Mi è piaciuto fare questa puntata speciale. Sì. Oh, almeno okay. Una in cui dai. Charmeleon! Anche perché in questa puntata ne sono successe cose. Abbiamo fatto la grotta infame. Silenzio. Siamo arrivati alla Vandonia. No, comunque Nidoking può battere tutti. Tutti, cioè non so. Ieri potevo farlo solo con Nidoking io. Però ti devi allenare gli altri, giusto Javel? Mi sono allenato, tengo uno al 17. Ma dai, al 17 allenato. Venomoth fa schifo. Mo' è salito. Mo' ha fatto un livello, no? E fra poco sbatto pure Senshu. Charmeleon va al 22. 27 Pikachu. Me 25 sto. Beh vabbè dai, non siamo troppo... 22! Finito? Manca l'ultimo. Manca Vulpix. Ivi qua, come cazzo si chiama? Dai. Senti, lo faccio battere da Nidoking. Basta dai, vado tranquillamente. Vado di puro colpo. Ma non so. Non ne ho idea, non me lo chiedere per favore. È triste. Sei molto più avanti di me. No. No. Fidati, no. Questo colpo, prima botta Eevee, che schifo, che schifo. Che cazzo sto facendo? Pare che un Pokémon che dorme vicino. No, e mo non posso. Come hai detto, il Pokémon è solo un Cubone, ma non ho ancora trovato un Marowak. Credo che non sia un bene, è meglio che vada, un sacco di cose da fare. Allora finito? Lo sì. Salviamo? Sì. Ok. Ragazzi, per oggi è tutto da Stefano Neptune e Javel 91. Ciao e alla prossima, ragazzi. Vediamo ciao. Chi la vince questa. Ciao.